Il dono della foresta, il titolo dello spettacolo teatrale di scena presso l'Istituto Comprensivo Mennea a Barletta. Una rappresentazione organizzata in collaborazione con l'Associazione Nazionale I Sentieri della Legalità per insegnare tra i banchi di scuola valori preziosi e veicolare messaggi di crescita come il rispetto dell'altro. Il rispetto questa mattina lo abbiamo voluto rappresentare con lo spettacolo teatrale I doni della foresta, tratto dal testo di Jean Junot, L'uomo che piantava gli alberi. Questo testo parla di guerra, parla di natura, della tenacia di un uomo, di un singolo uomo che è riuscito a trasformare una zona desertica in un posto rigoglioso, offrendo come dono la foresta all'umanità. Quindi una foresta rigogliosa. In questa società in cui c'è tanta desertificazione anche nei rapporti sociali, stamattina abbiamo voluto cogliere l'esempio della natura per parlare di rispetto per, affinché insomma, i rapporti umani possano essere rinvigoriti e sempre con l'accettazione dell'altro e l'accettazione appunto della diversità per valorizzare le individualità. Un evento quindi organizzato a Barletta per affrontare tematiche di fondamentale importanza per una convivenza pacifica e una crescita sana. Faccine sorridenti e sguardi attenti, quelle dei giovani studenti intenzionati a carpire e gustare ogni istante dello spettacolo teatrale. Un lavoro di concerto tra scuola e famiglia necessario per superare o arginare le piaghe di questa società come il bullismo, così come affermato da Don Giovanni Umberto Mastronardi, meglio conosciuto come Don Giambo, prete anticamorra. Ci troviamo in questa scuola perché oggi vogliamo affrontare con i ragazzi una tematica importante, il bullismo. Perché parlare del bullismo in un ambiente scolastico? Perché proprio negli ambienti scolastici avviene la formazione della coscienza dei nostri ragazzi. Purtroppo questa coscienza dei ragazzi viene violentata, viene trasformata, viene manipolata dall'esempio di film violenti, di cartoni animati violenti che insegnano solo non rispettare il prossimo. Il contenuto di questi cartoni animati oggi sono molto aggressivi, ma soprattutto manca alla base anche un rapporto tra i figli e i genitori, quindi una famiglia che non ha dei riferimenti di valori naturalmente non potrà educare i propri figli a una responsabilità di giustizia e di coscienza, e questo danneggia la creatura, perché man mano che la creatura crescerà avrà come prospettiva solo la violenza e l'aggressività. Allora siamo qui per dire ai ragazzi che la realtà va vista con gli occhi della speranza, e questo è importante soprattutto per le famiglie che hanno un ruolo importante nell'educazione. Non possiamo delegare la formazione dei nostri ragazzi a organi esterni. L'organo più importante è la famiglia e la scuola.